Saluto a tutti i ragazzi da Tony89. Oggi voglio portarvi la seconda parte del video sul setup. Nella prima parte, che in realtà era stata un po' più teorica, un po' più discorsiva, forse anche un po' noiosa, avevo parlato di quanto sia importante avere un buon setup per guidare un'auto a controllo di trazione zero. Avevo toccato solo in maniera molto veloce il discorso riguardante le 4WD e oggi invece voglio fare proprio un video dedicato. Avevo già spiegato che per quanto riguarda il differenziale, queste auto hanno un differenziale all'anteriore e uno al posteriore. Alcuni giochi come Project Cars 2 nelle auto, nelle 4WD avete persino tre differenziali, avete anche il differenziale centrale. In ogni caso, anche nel Gran Turismo 7 che avete due differenziali, questo comporta che non avete più tre valori su cui lavorare, ma avete la bellezza di sei variabili, e questo comporta che è più difficile e più lungo settare in maniera corretta un'auto. Cosa vado a fare io per ovviare al problema? Messa a punto, andate su corsa e qui troverete il differenziale centrale ripartitore di coppia. Come vedete, io l'ho già acquistato per questa Skyline. Cosa fa questo dispositivo? Vi permette di distribuire la coppia tra l'asse anteriore e quello posteriore, e passando da un 50 e 50, quindi da una classica 4WD, fino ad arrivare a un 5% all'anteriore e 95% al posteriore, e in questo caso avremo un comportamento di una trazione posteriore pura. La cosa interessante del ripartitore di coppia è che noi possiamo andare a modificare questo valore direttamente guidando. Allora, qui abbiamo 20-80, ma voglio partire col farvi vedere comportamento dell'auto col 50-50. Io non guido quasi mai così, guido sempre con la visuale all'interno. Allora, questa è una cosa che magari potrete vedere meno a schermo, ma posso sentire più chiaramente io. Allora, senza dubbio l'auto è molto stabile, molto piantata a terra, però da una parte vedrete anche che tenderà a avere un leggero sottosterzo, non un sottosterzo molto marcato come in una trazione anteriore, però comunque farete fatica a chiudere bene una curva e tenderete a finire piuttosto larghi e dovrete rallentare per riuscire a chiuderla. Quindi ci sono i suoi pro e i suoi contro. Se io però vado a fare esattamente l'opposto, come vedete posso farlo in un secondo direttamente mentre sto guidando, l'auto cambierà completamente il suo comportamento. Infatti, se io accelero in uscita di curva, vedrete che avrà un sovrasterzo molto marcato. E quindi sarà un'auto un po' più difficile da controllare. Il nostro goal ovviamente sarà di trovare un buon compromesso, potrebbe essere un 20-80 come l'avevo già impostata prima,
Vedete che l'auto tenderà un po' a sovrastrezzare, ma non eccessivamente, anzi, questo potrebbe anzi aiutarvi, a mio avviso, a chiudere di più le curve. Basta veramente un leggero tocco di controsterzo per andare a compensare la cosa. Dopo, ovviamente, questo varia molto da auto a auto. Però, come avete visto, grazie a questo distributore di coppia, potrete direttamente mentre state guidando, modificare a vostro piacimento il comportamento dell'auto. Voi potreste dire: ok, è una Skyline, ha i suoi 340 cavalli, però cosa fai quando un'auto può avere 700-800 cavalli o più? Allora vi farò una breve dimostrazione andando a cambiare un'auto con questa Veyron da 1000 cavalli. La potenza non è stata variata, non ho aggiunto cavalli, ho solo alleggerita e comprato le sospensioni da corsa e i dischi e le pastiglie quelle da corsa. Allora, abbiamo il sequenziale, ok. Andiamo a mettere un partiamo col 50 e 50 come abbiamo fatto per la Skyline. Qui vedrete che già da subito ho qualche difficoltà a chiudere la curva. Però, a mio avviso, con la distribuzione 50-50 sono 1000 cavalli molto facili da gestire. È ovvio che, come vedete, l'auto fa un po' fatica a curvare. Se io vado a fare esattamente l'opposto, qui inizio a avere più di qualche problema. Appena toccato l'acceleratore, l'auto è andata in spin. Del resto sono 1000 cavalli tutti scaricati al posteriore e questo diventa un grosso problema. Qui potrete cercare magari un equilibrio più che con un 20-80, con un 30-70. Però vediamo che c'è ancora una bella lotta tra sottosterzo e sovrasterzo. L'auto cambia molto velocemente il sottosterzo e il sovrasterzo. Però, come vedete, è diventata molto più gestibile. Quindi cosa vi posso dire? Se avete da fare il setup di un'auto a trazione integrale, andate pure seguite pure i consigli per quanto riguarda
le sospensioni, barra antirollio, l'aerodinamica e quant'altro. Per quanto riguarda invece il differenziale, io vi consiglierei di lasciarlo di default, perché come vi ho già detto, sono sei variabili, sei combinazioni che possono essere diverse tra anteriore e posteriore, quindi la cosa è molto laboriosa. Quello che vi consiglio di fare invece è acquistare un bel distributore di coppia che vi permetterà in maniera molto rapida e soprattutto mentre state guidando, così potete avere proprio come avete visto, un riscontro immediato e vi permetterà di cambiare il comportamento dell'auto in curva e di trovare l'equilibrio. E poi dipende sempre dall'auto e dipende anche dai vostri gusti personali, se volete un'auto più sovrasterzante o magari più stabile, però attendente al sottosterzo. Niente, non ho altro da aggiungervi, ho fatto un video abbastanza breve, insomma, e spero vi sia stato utile. Se vi è piaciuto lasciate un like e ci vediamo nel prossimo video. Se avete qualche dubbio, scrivetemi pure nei commenti. Un saluto e alla prossima, ciao ragazzi! Thank you.